Ciao, io sono Arte Concas e ti racconto i segreti dell'arte. Oggi ti presento un grande artista, Michelangelo. Michelangelo è il mio artista preferito in assoluto e non soltanto il mio, perché un sacco di anni fa, pensa, più di 500, Michelangelo ha cambiato il modo di vedere il mondo. Non mi credi? Michelangelo, che di cognome si chiama Buonarroti, e sì, Michelangelo Buonarroti, nasce il 6 marzo del 1475 a Caprese, in Toscana, magari proprio vicino dove abiti tu. Vogliamo controllare meglio? Ecco la cartina. Fin da piccolissimo, Michelangelo dimostra di avere un talento incredibile per l'arte, soprattutto per la scultura. È talmente tanto bravo che a soli 12 anni entra in una bottega di artisti a Firenze. Non sai cos'è una bottega di artisti? Bene, era una specie di scuola dove un vecchio maestro insegnava ai suoi allievi a disegnare, dipingere, scolpire statue e costruire tante altre cose spettacolari. Tu pensa che Michelangelo a 13 anni realizzava le sue prime sculture. Sì, proprio da bambino. Adesso vi faccio vedere una delle sue prime opere d'arte, una testa di fauno. Sai cos'è? È una stranissima creatura, metà capra e metà uomo. Guarda, ti sembra strana? Pensa che Lorenzo de' Medici, il signore più importante di Firenze, in pratica come un principe, quando la vede, questa strana creatura rimane sbalordito e dice: bravo Michelangelo, bravo, ma ti devo dire che il fauno ha i denti troppo perfetti per un vecchietto come lui. Michelangelo si arrabbia un pochino, prende un martello e uno scalpello e sai che cosa fa? Toglie via un dente al fauno! No! Però Michelangelo, malgrado il suo carattere un po' brusco, era davvero bravo. Se ti è piaciuto questo video, cosa aspetti? Vieni a scoprire con me i segreti dell'arte, ti racconterò dei grandi artisti, dei loro capolavori, dei musei e delle bellezze in giro per il mondo. Iscriviti al mio canale e diventa anche tu un Arte Concas Kids!